Lazzaro Lido, poi un treno o un autobus per arrivare a Lamezia Terme e poi finalmente un treno a lunga percorrenza verso Roma. Un cittadino di Roma che vuole passare le vacanze in Calabria, ad esempio a Soverato, può impiegare anche 11 ore, sempre se, quando gli va bene, per arrivare a destinazione. Per il viaggio in treno deve prevedere almeno tre cambi. Un cittadino che parte dal Trentino, invece, per arrivare a Roma, ci mette solo 4 ore con un treno diretto. Questa vera e propria odissea è dovuta a due motivi principali: l'abbandono e il degrado quasi totale della tratta ionica, calabrese e i collegamenti quasi inesistenti fra la fascia ionica e Lamezia Terme, principale nodo ferroviario per la Calabria centrale. Scusi, onorevole Parentela. Colleghi, io capisco che stiamo entrando in aula perché tra poco si vota, però non si vota proprio tra pochissimo e l'onorevole Parentela ha diritto di parlare con il silenzio che ha assistito tutti gli altri interventi. Quindi vi pregherei di abbassare il tono della voce. Grazie. Prego. Ho citato due esempi emblematici per descrivere la situazione dei trasporti in Calabria e la frustrazione a cui è condannato chiunque voglia viaggiare da e per questa parte d'Italia. La tratta ferroviaria che attraversa la costa ionica è praticamente a un solo binario di percorrenza. Attenzione, non un binario in direzione nord e uno in direzione sud. Uno e basta. È come se si fosse deciso di lasciare soli i cittadini che decidono di restare a vivere sulla costa ionica calabrese. È come se i governi di questo paese negli ultimi 30 anni avessero dato loro un messaggio cifrato, ma ben comprensibile. Dovete muovervi dalla Calabria soltanto per emigrare lontano. Quelli che decidono di rimanerci sono costretti a farlo vivendo lontani dal resto del mondo, come se vivessero su isole del Pacifico, lontani 1.000 miglia dai primi segni di civiltà. Le ferrovie dello Stato hanno deciso di abbandonare la Calabria, che già per caratteristiche geomorfologiche è una regione in cui i collegamenti interni sono difficili. Basti pensare che la tratta Catanzaro-Lamezia Terme non è ancora elettrificata, eppure serve per collegare il capoluogo di